Perché la Costituzione? Sentivo stamattina la giornalista di prima pagina leggere come ci sia un deficit di informazione, soprattutto della storia, dei fatti, di conoscenza delle cose che ci hanno preceduti. Lei lo attribuiva in parte anche, perché è più grave in questa generazione che non nella nostra, al fatto che non c'è più un tramandare oralmente all'interno della famiglia i fatti, le cose. Insomma, lei diceva che molte notizie su quello che è successo nella prima metà del Novecento lo aveva ricevuto dai suoi genitori. Insomma, questa cosa sembra si realizzi sempre meno all'interno delle famiglie. E la conoscenza che abbiamo delle cose, dei fatti, della storia, è sempre meno. Sappiamo di tutto, forse manca anche un po' la curiosità, o spesso abbiamo notizie approssimative, raccontate, molto spesso non andiamo alle fonti. Ecco, l'altra mia impressione è che si parli molto delle cose o sulle cose, senza mai partire dalle cose. Cioè, spesso leggiamo commenti, opinioni, recensioni, pareri su qualcosa, ma raramente andiamo alla fonte. Guardiamo, abbiamo occasione di leggere noi stessi quella cosa di cui sentiamo discutere o di vedere o di conoscere a fondo, insomma, quella cosa. La sensazione è che la Costituzione sia una di queste cose di cui sentiamo parlare, sentiamo commentare, ma poi in fondo pochi l'hanno letta dall'inizio alla fine, tutta quanta, l'hanno meditata, magari hanno sentito delle riflessioni altrui, però secondo me non è la stessa cosa. Le riflessioni altrui servono su quella cosa, servono quando noi già conosciamo questa cosa, quando ci siamo fatti, conoscendola, un'opinione nostra, così, avendola acquisita com'è, così com'è. Soltanto dopo, allora, magari andiamo in cerca dei commenti e magari ci scegliamo i commenti che più coincidono con le nostre impressioni, oppure scegliamo le impressioni alternative alle nostre per verificarle, per metterle alla prova. E quindi abbiamo un deficit di conoscenza. Io ho l'impressione, insomma, che quest'epoca sia fatta di gente che parla delle cose sulle cose, ma che non conosce le cose. E spesso non conosce le cose di cui parla, ne sente soltanto parlare. E mi sembrava che fosse fondamentale conoscere la Costituzione. Poi io ho visto un commento su un mio video relativo a Pasolini, in cui si fa una critica alla democrazia molto pesante. Alla quale non voglio rispondere perché non mi piace scendere sul terreno politico. Ho le mie opinioni e le tengo per me. Però mi piacerebbe che chi fa questa critica alla democrazia, insomma, come sistema, prendesse la Costituzione e riscrivesse la Costituzione di uno Stato come lo vede lui, come lo pensa lui, no? Cioè, sarebbe bello che almeno parte di nostre critiche, di nostre riflessioni, di un nostro pensare a un modo diverso di stare organizzati nello Stato, partisse da questo, prendesse in mano la Costituzione, costui che vuole, che auspica uno Stato diverso, uno Stato migliore, ovviamente, prendesse in mano la Costituzione e la riscrivesse sulla guida di questa Costituzione, appunto, come la vuole lui. Insomma, come farebbe lui gli articoli della Costituzione
della sua costituzione ideale. Allora, secondo me, ci sarebbe anche un bel terreno di confronto, di scambio. Questo non si fa, no? Spesso ci limitiamo alle critiche generiche, insomma, o a cercare, come dire, la figura del miracolo, insomma, come si dice, insomma, quando la cura è difficile, quando la malattia è grave e non ci sono tante possibilità e i medici ti dicono, vabbè, insomma, sarà lunga, sarà dura, le cure sono pesanti, avranno effetti collaterali, non siamo sicuri che tutto riesca perfettamente, eccetera, eccetera, ci saranno degli esiti, insomma. Quasi tutti i pazienti cercano il guaritore, insomma, vanno alla ricerca di quello che gli promette il miracolo, la guarigione facile, la cura alternativa che ha tutti i vantaggi e nessuno svantaggio, cosa che invece di solito non si realizza, non è possibile nella medicina tradizionale, diciamo così, no? Dove ogni farmaco ha i suoi effetti collaterali e dove più è efficace il farmaco, più sono gli effetti, più pesanti sono gli effetti collaterali che si devono spesso sopportare. E quindi, insomma, una ricerca di una terapia magica, della figura che, o delle figure che prospettano, insomma, delle cure che siano definitive. Che diano soltanto grandi vantaggi e che non richiedano prezzo. E così è bello pensare a questo, insomma, no? L'esperienza dimostra che forse non è molto realistico. Un altro motivo è quello che la mia generazione, insomma, quando pensava alla politica, eravamo abituati a pensarla partendo dalla Costituzione. Insomma, la Costituzione nasceva dalla Resistenza, quindi per noi la modernità era ricostruire questo percorso. La Resistenza, l'ultima guerra, ovviamente, insomma, no? La lotta di Resistenza. E poi la Repubblica, l'elaborazione di una Costituzione frutto della lotta di resistenza a quello che era prima il fascismo. E quindi la Costituzione come punto di partenza per la costruzione della società, per le lotte che allora si facevano. La medicina di fabbrica, le lotte sindacali, lo statuto dei lavoratori, tutte queste cose qua, lotte importanti che sono state allora considerate delle grandi conquiste. Mi ricordo che, insomma, è capitato di insegnare a quelle che erano allora le 150 ore sindacali, no? A cui avevano diritto i lavoratori per la loro formazione. E anche lì, in quella scuola, 150 ore, poi fatta da volontari, il punto di partenza era sempre la Costituzione italiana. E allora di Costituzione si parla, ma spesso non la si legge e non la si legge con la dovuta attenzione. E allora ho fatto una prova. E sono andato a vedere cosa c'è in rete su YouTube. Immaginavo di trovare tanti video in cui si leggeva la Costituzione. Immaginavo che avrei fatto un lavoro inutile. E allora, prima di fare questo lavoro, sono andato a vedere se già c'è, insomma, no? Se ci sono già tanti altri che hanno letto la Costituzione. La Costituzione l'hanno pubblicata su YouTube, insomma, era inutile che mi mettesse a leggerla anch'io. E ho visto che anche lì se ne parla, ci sono tanti video, ma almeno il percorso che ho fatto io, delle
delle prime pagine, insomma, ovviamente della ricerca su YouTube e su Google, non ho trovato un video in cui si proponesse una lettura integrale della Costituzione. Ed ecco allora la Costituzione, così come io l'ho sentita e mi sono sentito di leggerla. D'altronde, diciamo che è servito anche a me fare questa lettura, perché leggendola, poi rileggendola per correggerla, poi rileggendola una terza volta, perché un testo come la Costituzione, come dire, non è bello che presenti dei refusi, insomma, ogni parola è una parola pesante, è una parola importante, quindi insomma, ho cercato di che ci siano meno refusi possibili in questa lettura. E quindi, insomma, qualcosa ho capito di più anch'io, insomma, di questo testo che comunque conoscevo, insomma, che comunque avevo letto. Non lo si leggeva anche a scuola, magari non tutto, ma lo si leggeva. Poi, ovviamente, ci ho visto anche una parte nuova in questa Costituzione. Così come è stata edita dal Senato, mi pare nel 2012, se non ricordo male. La parte nuova che corrisponde all'ultima parte, insomma, in cui ci sono, come dire, una parte che è più tecnica, insomma, meno, in cui risultano meno gli ideali su cui fondare, su cui è fondata la Costituzione, no? Le proposizioni di come deve essere l'uomo che vive all'interno di una repubblica come quella italiana. Lì gli articoli sono molto più tecnici, molto più formalistici, però vale la pena di leggere anche quelli, insomma, per vedere come anche il tempo ha inciso in quello che è stato questo documento fondamentale per la nostra storia moderna. Va bene, mi fermo qua. Anzi, no, concludo raccontandovi un piccolo ricordo, sempre della mia infanzia, che però, come dire, è un po' una metafora, secondo me, di un qualcosa che lascio a voi immaginare. Quando ero piccolo io, c'era la fiera nella cittadina dove sono nato, Bassano de Grappa. La fiera veniva ai primi di ottobre ed era un momento bello per noi, interessante, insomma, c'erano tutti questi. Insomma, c'era un po' di tutto, arrivavano le giostre, ma c'erano poi tutti questi venditori nelle piazze, insomma, tante, tante cose. Tra questi venditori, tra questi imbonitori, mi ricordo che poi io ero curioso, insomma, quando c'erano queste cose qua, e mi fermavo a vedere, no? Mi fermavo e cercavo di capire anche certi meccanismi che usavano, no, questi venditori, no? Per richiamare la gente, insomma. Era una cosa simpatica da vedere. Allora, c'era un camion che arrivava una volta, no? E questo camion si apriva, venivano fuori, si metteva lì un signore con un microfono e parlava in maniera molto, molto fluente, insomma, no? Era bravo a fare il suo mestiere. E cominciava a lanciare dei pacchi, delle scatole rivestite di carta, insomma, incartate, legate con lo spago. Lanciava questi pacchi e poi, insomma, chiedeva alla gente se, non lo so, se qualcuno voleva un pacco, se qualcuno era coraggioso. Cominciava sempre con il discorso di vediamo se siete coraggiosi. E quindi, se qualcuno che gli riportava il pacco metteva accanto al pacco una moneta da
da pochi spondi, pochi spiccioli, insomma, facciamo 100 lire. E allora c'era qualcuno che era disposto ad offrire 100 lire per quel pacco. C'è una persona coraggiosa che mi offre 100 lire per questo pacco. Due persone, tre andavano lì, gli davano 100 lire. E lui gli dava il pacco e gli restituiva le 100 lire. Allora, la gente un po' si incuriosiva. Poi lui diceva, vediamo se c'è qualche altra persona coraggiosa. C'è qualcuno che mi offre 200 lire per questo pacco. Allora qualcuno si faceva più coraggio, gli offriva 200 lire per il pacco, gli andava lì con 200 lire e lui gli rimetteva le 200 lire sul pacco e questo si teneva le 200 lire e il pacco. E così qualcun altro. Poi ne chiedeva 500 lire per questo pacco. Allora a questo punto la gente diventava più coraggiosa, 500 lire gliele davano e lui gli restituiva le 500 lire con il pacco. Intanto queste persone diventavano sempre più numerose perché guardavano anche gli altri, no? E quindi insomma non sapevano cosa c'era nel pacco, ma insomma pensavano che qualcosa ci doveva pure essere. Comunque era sempre qualcosa di regalato, no? E quindi gli ritornavano i soldi che avevano messo e gli ritornava anche il pacco. D'altronde questo si guardava sempre bene ed era sempre chiaro, diceva c'è qualcuno che mi offre 500 lire per il pacco. E insomma un po' alla volta alzava la posta, finché arrivava, adesso non mi ricordo esattamente, a 1000, 2000 lire, che allora erano soldi, diciamo, negli anni 50. E chiedeva a un certo punto, alzando progressivamente la posta, queste 2000 lire per questo pacco. E ci volevano 10 persone, insomma, che gli dessero 2000 lire per il pacco, e un po' di persone, sulla base dell'esperienza fatta dagli altri prima di loro, erano disponibili a offrire 2000 lire per il pacco. A quel punto, quando lui aveva raggiunto 10 persone che gli davano 2000 lire per il pacco, lui si teneva le 2000 lire, che allora erano soldi, e gli lasciava il pacco. Questi rimanevano delusi, però insomma non potevano contestare. Loro avevano messo a disposizione 2000 lire per il pacco. Si erano illusi perché lui agli altri aveva fatto questa cosa qui che gli sarebbe ritornato il pacco con le 2000 lire. Ma in realtà la promessa che avevano avuto era quello che gli sarebbero si sarebbero comprati il pacco. E allora il Signore, a questo punto, quando aveva raggiunto 10 persone che gli avevano dato le 2000 lire, intascava i soldi e gli lasciava il pacco. E questi non potevano dire granché. Se ne tornavano a casa un po' delusi, perché poi in quel pacco c'era magari un piccolo coccio, insomma, qualcosina che di valore allora ne aveva molto meno, avrà avuto un valore di 100 lire, forse di 50, insomma, e loro hanno pagato invece molto di più. Poi cosa faceva? A quel punto chiudeva. La gente andava via e lui chiudeva la baracca, il suo camion. Aspettavo una mezz'oretta, io una volta mi fermavo e stavo a vedere cosa succedeva. E dopo una mezz'oretta, quando la gente si era in qualche modo ricambiata, lui ripeteva il suo giochino, che non sto a ripetervi, ma insomma era lo stesso. Cominciava a lanciare i pacchi e arrivava a trovare altri 10 polli che alla fine erano disposti a mettere in campo una cifra che allora insomma era discretamente considerevole, sempre insomma per la povera gente, per comprare un qualcosa che non sapevano, quindi non sapevano neanche se gli importava, se gli interessava, non sapevano cosa c'era. La fiducia. La fiducia si conquista e vedete, insomma, lavorare sulla fiducia della gente è una cosa importante.
Io non voglio trarre conclusioni da questo racconto, però è un racconto di verità, che a me è rimasto impresso da quando ero piccolo, piccolo, insomma, facevo le elementari, quando mi fermavo a osservare questi venditori. Però me lo ricordo ancora, chi lo sa perché. Un saluto a tutti e buona Costituzione.